Ciao e benvenuti su Story of Legends. Oggi intro iperveloce, c'è tantissimo da dire. Pelé disse di lui già nel 1978, Socrates è stato il giocatore più intelligente della storia del calcio brasiliano. E se questo non vi basta, per capire meglio questo personaggio, vi racconterò un aneddoto riguardo al suo arrivo in Italia nel 1984. Appena sceso dall'aereo, rispose così ad una domanda. Chi è l'italiano che stima di più, Mazzola o Rivera? Non li conosco, rispose lui. Sono qui per leggere Gramsci in lingua originale e studiare la storia del movimento operaio. Basterebbe questa risposta per capire chi è Socrates Brasileiro Sampaio da Souza Vieira de Oliveira. Florencia Garcia e Falcao della Madonna Incoronata. Di Foggia? No, brasiliano. Buongia. Da tutti noto come Socrates. Ci troviamo di fronte ad un calciatore e ad un uomo molto particolare, fuori classe, unico in campo, rivoluzionario e anticonformista nella vita. Laureato in medicina nel 1976 e specializzato in pediatria, pur non esercitando la professione, diventa per tutti un dottore. Il dottore sviluppa fin dai tempi dell'università una grande passione anche per la politica, in un periodo storico che vede il Brasile sotto la dittatura militare dei gorillas e si schiera apertamente a sinistra, abbracciando l'ideale del socialismo e in favore della democrazia. Centrocampista di classe smisurata, era la perfetta incarnazione del football bailado, dava del tuo al pallone e quando ce l'aveva fra i piedi sapeva uscire individualmente da qualunque situazione, grazie ad accelerazioni improvvise o smarcando i compagni con delle giocate geniali, spesso con dei colpi di tacco illuminanti, in virtù dei quali si guadagnerà anche il soprannome di Ol Calcagnar che a bola pedio a Deus, ovvero il tacco che la palla chiese a Dio. Beh, io il portoghese non lo so, che volete a me? Ridotto poi semplicemente a il tacco di Dio, se non ci mettiamo mezz'ora. Freddo davanti alla porta e in possesso di un tiro violento e preciso, che sapeva far valere anche sui calci piazzati. Quando aveva spazio per calciare, sapeva andare a rete con conclusioni di pura tecnica o bordate micidiali. I limiti erano di carattere tattico e nella scarsa propensione alla corsa e in fase di non possesso e al sacrificio per i suoi compagni. Era un leader nato per la sua personalità e la sua cultura. Diventa il capitano del Grande Brasile nel 1982, ma anche icona e sex symbol, grazie ai folti capelli riccioluti spesso tenuti da una fascetta elastica contenente messaggi di libertà. Tuttavia, però, nella vita privata era dedito a molti vizi. Ovviamente amava le donne e il carnevale, come tutti i brasiliani, ma soprattutto amava fumare e bere. E proprio a causa dell'alcol, diventato per lui una vera e propria dipendenza, morirà il 4 dicembre del 2011. Nasce il 19 febbraio del 1954 a Belém, nello stato brasiliano del Pará, in una famiglia numerosa con 6 figli. Suo padre, Raimundo Brasileiro Sampaio, nonostante abbia frequentato appena la seconda elementare, ha una grande passione per la cultura classica e la filosofia greca. Così chiama i suoi 3 figli maggiori Socrates, Sostenes e Sofocles. Altro che cavalieri dello zodiaco. E mai come in questo caso, però, il detto latino nomen omen fu più giusto. Il nome del primogenito, infatti, lo decide dopo aver letto La Repubblica di Platone, discepolo di Socrate. Attraverso un percorso da autodidatta diventa un impiegato del settore pubblico e quando Socrates ha 7 anni si trasferisce insieme a tutta la famiglia a Ribeirão Preto. Il calciatore lo ricorderà come la figura più importante della sua vita per avergli trasmesso la passione per la letteratura e la conoscenza, che coltiva fin da giovane, assieme a quella per il pallone. Da adolescente entra a far parte del settore giovanile del Botafogo e a partire dal 1971 inizia a frequentare l'università di medicina, dividendosi fra l'amore per lo studio e la passione per il calcio. Come riusciva a conciliare i due impegni? Semplicissimo, non si allenava. O lo faceva pochissimo. Alla società disse: vengo solo alle partite. Ricorda Paulo César, suo compagno di squadra al Fogão. Noi lo vedevamo il giorno prima della gara e poi in campo la domenica. Come potevamo accettarlo? In maniera molto semplice. Se vincevamo, guadagnavamo il premio partita e con Socrates vincevamo. Inizialmente il calcio resta per lui una semplice passione, tanto che a chi gli chiede cosa faccia nella vita, lui risponde sempre: sono uno studente di medicina. Nel 1974 però qualcosa cambia e Socrates capisce che, oltre che medico, può diventare anche un calciatore importante. Inizia così ad allenarsi con costanza, anche se non sempre è entusiasta di questo. Nonostante le notti passate a fumare e a studiare, le sue prestazioni non ne risentono. Utilizzato all'epoca da centrocampista offensivo o seconda punta, incanta nel campionato
paulista e segna a raffica. I risultati cominciano a vedersi con il titolo di capocannoniere nel torneo conquistato nel 76 con 15 gol. L'anno seguente il tecnico Jorge Vieira lo arretra nel ruolo di regista e Sócrates ha un rendimento molto alto da costruttore di gioco. Gioca una partita leggendaria contro il Santos, dove è il grande protagonista della rimonta del Fogão. Il dottore pareggia con un bel colpo di testa, ma è quanto accade più tardi a strabiliare. Ma Grau, come lo avevano soprannominato, se ne va a palla al piede, ricorderà sempre Paolo César, con un difensore appiccicato alle costole. Appena entra in aria, il portiere esce per fermarlo, ma lui lo scavalca con un tocco sotto. La palla finisce sul palo e gli ritorna sul piede. I difensori provano a intervenire, ma lui gliela nasconde e con la suola di tacco la butta dentro. Un gol magico, spettacolare, che non lascia indifferente nemmeno il grande Pelé, che siede nel suo posto d'onore, sobbalza in piedi e si lascia andare a commenti entusiastici. Ma quell'uomo è un genio, ma chi diavolo è? Dovrebbe giocare di schiena con quel tacco che ha. Nel 78, quindi, ormai anche con la benedizione di Orei, è pronto a passare in una delle grandi. A contenderselo saranno il San Paolo e il Corinthians, che poi la spunterà. Ho comprato il genio, dirà il presidente Matheus. Sócrates, che in quel momento ha 24 anni, e si è già laureato in medicina, in pediatria, mette subito le cose in chiaro. Sono contento di essere qua, ma sono un tifoso del Santos fin da bambino. In effetti questo non è il miglior modo per legare con la tifoseria, e anche se per lui inizierà un periodo di alti e bassi, tuttavia nel maggio del 1979 arriva anche l'esordio nel Brasile e il Timão, il Corinthians, si aggiudica il campionato paulista. Ma la situazione per Sócrates non migliora. Il dottore gioca a sprazzi e non è sereno e continua ad essere contestato dai tifosi. Dopo una sconfitta casalinga si arriva quasi allo scontro fisico e il centrocampista, amareggiato, annuncia l'addio all'inizio del 1980. Incredibilmente però la frattura si ricompone e Sócrates si presenta all'avvio del torneo paulista con una vistosa barba che fino ad allora non aveva mai avuto, assolutamente rinvigorito nello spirito. Gioca con una determinazione diversa, spazzando via ogni critica sulle sue prestazioni. Il Corinthians, nonostante tutto, però resta lontano dalle posizioni di vertice in quella stagione e in quella successiva, nel 1982, arriva quella che passerà alla storia con il nome di democrazia corinthiana, ispirata proprio da Sócrates, che proponeva una forma di autogestione per portare avanti gli obiettivi del club. Il Corinthians, autogestito fra lo scetticismo generale, vincerà due volte di seguito il campionato paulista, nell'82 e nell'83. Sócrates, dopo ogni gol, alza il pugno al cielo alla maniera di Tommy Smith e John Carlos, mentre sugli spalti campeggia un celebre striscione: vincere o perdere, ma sempre con democrazia. Nel 1984, con l'addio di Sócrates, termina l'esperimento, ma anche grazie alla sua democrazia corinziana in Brasile nasce un forte movimento d'opinione pubblica che nel 1985 riporterà la democrazia vera in Brasile. Ovviamente diventa protagonista anche con la maglia del Brasile, dopo il terzo posto nella Coppa America del 79, la Seleção è attesa come grande favorita ai mondiali dell'82 in Spagna. Il dottore, che porta sulle sue spalle il numero 8, è il capitano di una squadra stellare che a centrocampo, oltre a lui, può permettersi Cerezo, Falcao e Zico. Contro l'URSS è una gara difficile, i sovietici passano in vantaggio, ma è proprio il capitano ad avviare la rimonta dei Verde Oro. Sul rinvio corto della difesa, Sócrates intercetta la sfera e fa qualcosa di sensazionale. Dribbling secco a liberarsi del suo marcatore, finta e sassata imparabile che si infila all'incrocio dei pali. Poi Eder chiude il match. Travolgono 4-1 la Scozia e rifilano un sonoro 4-0 alla Nuova Zelanda. I ragazzi di Tele Santana poi battono 3-1 l'Argentina di Maradona e c'è la convinzione che la partita con l'Italia di Berzot sia soltanto una formalità. Tuttavia, nel pomeriggio in cui Paolo Rossi risorge, segnando una tripletta, Sócrates firma con un secco rasoterra il provvisorio 1-1. Ma non basta, gli azzurri vincono 3-2 e mentre i suoi compagni di squadra piangono e si disperano per il mondiale perso, lui esce dal campo a testa alta. L'Italia ha vinto, ma noi abbiamo giocato meglio, sostiene, e il popolo brasiliano ricorderà questa partita come la più bella giocata dalla Seleção per molti anni. Con la divisa verde-oro, Sócrates è protagonista anche della Coppa America dell'83, che vede però il Brasile piazzarsi secondo dietro l'Uruguay, e dei mondiali dell'86 in Messico. Il dottore del calcio ha già 32 anni
e sembra aver imboccato però la sua parabola discendente. Va a segno contro la Spagna nella prima fase e su calcio di rigore contro la Polonia agli ottavi, fallendo tuttavia un calcio di rigore, uno dei pochissimi sbagliati in carriera, nella lotteria finale contro la Francia, ai quarti, partita che segnerà una nuova precoce eliminazione della Seleção e anche il suo ritiro dopo 60 partite in nazionale, condite da ben 22 reti. Un bottino ragguardevole per un centrocampista. Il fuoco della rivoluzione, acceso dal pallone d'oro sudamericano Sócrates e compagni del Corinthians, sarà spento da una decisione parlamentare, nonostante la mobilitazione popolare. Il 25 aprile del 1984, infatti, la Camera boccia la proposta di ripristinare le elezioni dirette per il Presidente della Repubblica. E il centrocampista aveva dichiarato pubblicamente: se la mozione non passa, io me ne vado da questo paese. Fino a quel momento aveva rifiutato molte offerte per non abbandonare il club e la lotta. Dopo le grandi delusioni, decide di andare a giocare in Serie A con l'ambiziosa Fiorentina. Accetta così l'offerta dei Conti Pontello, che per rilevare il suo cartellino versano nelle casse della società 5 miliardi e 300 milioni di vecchie lire. L'attesa nei confronti del dottore è spasmodica, fin dal ritiro estivo sulle Dolomiti. Tuttavia, il brasiliano soffre il lavoro atletico che si fa in Italia, ben diverso dagli allenamenti blandi del calcio brasiliano dell'epoca. Si fa comunque 12 km di fondo, poi accusa un problema muscolare e deve subito fermarsi. Quando rientra, durante un allenamento particolarmente intenso, stramazza a terra per alcuni secondi. C'è un grande spavento, ma il brasiliano si riprende e se la ride. Salta fuori un vecchio problema che lui conosceva. Ha infatti un prolasso della valvola mitralica. Io non sono un giocatore di calcio, nel senso che non ho una struttura d'atleta, dichiara. La sera poi fuma e beve regolarmente, conducendo uno stile di vita che poco si confà ad un atleta e soprattutto ad un medico. E iniziano chiaramente a piovere tante critiche nei suoi confronti. Carissimi boys and girls, siamo già andati lunghi, abbiamo passato i 10 minuti e non vogliamo stancarvi. Perciò, siccome c'è ancora tanto da dire, facciamo che dividiamo la storia di Socrates in due parti. Memnone vi saluta, vi rimanda a domani, appunto, con la seconda parte sulla vita di Socrates, il genio brasiliano. Lasciateci un mi piace, condividete i nostri video, aiutateci a far crescere la community, commentate, aiutate a migliorare il nostro prodotto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e I love this game.